Bene, eccoci qui, rieccoci meglio assieme. Buongiorno, buongiorno amici di Ciocomo, ben svegliati nella nostra compagnia. La lunga, dura, difficile battaglia in questi giorni contro i detriti, possiamo dire, guardate, è praticamente finita. Certo, ne rimangono ancora una piccolissima quantità qui nel lago, siamo nella zona dell'hangar di Como, ma come vedete la stragrande maggioranza di detriti è stata rimossa con un lavoro davvero molto importante. Certo, guardate, qui ce ne sono ancora tanti da rimuovere, ma sono stati portati fuori dal lago e questa è la cosa sicuramente importante. Legna di tutti i tipi, come potete vedere, che è uscita anche nella seconda ondata di maltempo, quella dei giorni scorsi. Tamires, Pietro, Dario, buongiorno, Monica, sono i nostri amici che già si iscrivono, ma anche Serena, buongiorno, anche a Mosè, buondì, Marco, e anche lui, Giuseppe, Pietro, tanti sono appunto i nostri amici subito, ma anche la nostra Silvia Zani, che c'è sempre, buongiorno a Franco, dalla Romagna, perché molti sono in vacanza in questi giorni ovviamente. Allora un caro saluto da Como, dalla zona dell'hangar, buongiorno ancora ad Anna Maria, c'è la zona dell'hangar che in questi giorni Nadia, Raffaella, buongiorno, si presenta così ovviamente, quasi un campo di battaglia. Marcus, anche a te cari saluti, buongiorno, buongiorno, e a Simona. Vedete però che il lago, Stefi, ci siamo anche oggi, cioè, vedete che il lago rispetto ai giorni scorsi è davvero pulito, ecco, come dice la nostra Clara, è finalmente pulito, si vede un po' Dino, buongiorno anche l'assessore Negretti che ci sta seguendo, oggi non è qua con noi, buongiorno Elena, ma tra poco forse, mi diceva, forse c'è la possibile riapertura anche del lungolago, l'abbiamo visto prima, abbiamo messo anche le foto, è ancora con qualche allagamento, ma chissà, forse oggi si può riaprire. Un bel falò per Ferragosto, dice Sandra, scherzando, Emanuela, Paolo Alberto, presentissimo, Paola da Cesenatico, ecco, scriveteci magari dove siete, se siete in villeggiatura, Meredith da Liverpool, Paola, Marina, buongiorno, buongiorno a te, Alex, hai ricevuto notizie del ragazzo di ieri? No, purtroppo ancora no, nel senso che so Alex che è in condizioni ancora molto gravi in ospedale. Ciao Roberta, buongiorno a Carlo, buongiorno anche ad Elisabetta, ad Attilio. Guardate la montagna di detriti che stanno rimuovendo dall'Elba, ci scrive Roberta. Bene, benissimo. Bellissimo posto anche te. Ciao Roberta, ciao Antonio. Ancora brutto tempo. No, ma che Antonio, guarda che bella giornata. Ciao Adino, ad Elio, a Luisa, buongiorno, ad Elena. Che miglioramento, il miglioramento insomma dai è notevolissimo. Lina, buongiorno, si intravede qualche cosa. Ciao a Franca da Olgiate, Giorgio da Erba, Oliver, buongiorno anche a te. No dai, è migliorato nettissimamente rispetto, è stato fatto un bel lavoro, sono d'accordo. Dalla Calabria, vorrei essere con voi. Ciao Anna Maria, un saluto a te allora alla Calabria, buon riposo se sei in Calabria. Ciao ad Enrica, a Silvana da Albate, finalmente un grazie a chi si è girato indietro le maniche, ecco sì, è giusto, l'abbiamo detto più volte, guardate questi signori che stanno ancora rimuovendo i detriti là davanti a noi, hanno fatto un grandissimo lavoro, alcuni sono ancora qui, guardate anche che cosa poi è saltato fuori. Ciao Giorgio, buongiorno anche a te, tempo bellissimo, sì, si farà caldissimo oggi, ragazzi, anche oggi, ecco, prima abbiamo avuto il nubifragio, adesso il gran caldo, vedete, ecco qua, gli ultimi detriti che vengono rimossi. Angela dalla Sicilia, Graziella, buongiorno, dalla Corsica, ci scrivono anche, beh, insomma, tanti tanti che sono in vacanza, mi manchi Reggio Calabria, dice Mema, Paolo, se serve la legna me la porto via, quanta carta con questi tronchi, ciao ancora a Clara, a Luisella, Paolo Alberto, lui dice il suo famoso luogo delle vacanze, a Caresto, ciao Attilio, a Daniela dalla Svizzera, buongiorno, buongiorno Daniela, ecco guardate anche qui che cosa ha tirato fuori il lago, ciao anche a Cleo, buongiorno da Uggiate, buongiorno carissimo Cleo, buongiorno anche a te, carissima Cleo, buongiorno anche a te, ecco dicevo qua si sta portando via ancora dei detriti e qui vedete che cosa è venuto fuori dal lago, ovviamente pneumatici, bombole come in questo caso, arrugginite, vasi, tronchi, pezzi di plastica e tanta tanta legna.
Ciao Sabrina, lei dalla Corsica. Ciao Sabrina, buone vacanze. Riccardo invece da Venezia, da Texas, da Dallas, Texas. Merna, buongiorno. Silvana, buongiorno. Marina, incessante lavoro per tornare alla normalità. Ci stanno lavorando veramente. Ormai vedete, siamo quasi quasi alla fine. Qui da Cassano Magnago, Barbara. Ciao Barbara, buongiorno. Gian, un saluto anche a te. Scriveteci pure da dove siete, magari nei luoghi di villeggiatura. Italo, buongiorno, dalla Liguria, giusto se non sbaglio. Paolo Alberto, scoprire. Qui non so se li hanno gettati, se l'acqua ha portato via, non lo so Paolo Alberto, giuro, è difficile giudicare. Di fatto, guarda che cosa è venuto fuori, un po' di tutto, anzi di tutto davvero. E vedete che con il Bobcat stanno ancora lavorando incessantemente. Anna Rosa, buongiorno anche a te. Tra l'altro colgo anche l'occasione per farti ancora gli auguri, sia pure in ritardo, ma quando è stato il tuo compleanno era proprio nel pieno dell'emergenza, abbiamo avuto un problema, quindi te li facciamo in ritardo, ma te li facciamo. Ciao a Marina, ciao a Letizia, buongiorno a tutti, buongiorno anche a te, Italo, buongiorno, e a Lida, buongiorno, Marina, altra Marina, Silvana, Cleo, sì, Daniela, sì, Attilio, sì, Ines, buongiorno, ma anche Antonia. Grazie ai volontari e grazie a te Antonia di esserci. Letizia, buongiorno anche a te. Guardate qua, il loro lavoro che va avanti. Sandra, buongiorno, auguri anche se in ritardo. Sì, era proprio nel clou, cara Anna Rosa, perché ci è dispiaciuto moltissimo. Ciao Loretta, buongiorno. L'inciviltà della gente. Però, Lori, non so se l'acqua, come è successo anche lì da te a Cernobbio, ha spazzato via, quindi magari è entrata a volte nelle case, nei garage e ha portato via, e io spero, perché effettivamente se no bisogna considerarli incivili come dici tu. Ciao Rodolfo, mamma mia quanta roba. Riccardo, ciao Claudia, buongiorno. Ricky, torna tutto più bello di prima, ma non ho dubbi al riguardo. Vedete, guardate ancora il lavoro che vi volevo far vedere anche oggi qui nella zona dell'hangar. Tra poco allora l'assessore Negretti ci ha detto che forse riapre il lungolago, per il momento ancora su una corsia sola, è aperto, ma è riaperto e tra poco forse si riapre. È chiuso ancora la diga foranea, Allora, ciao a Silvana, dice auguri ad Anna Rosa, meglio tardi che mai. Ciao a Vittoria, lei da Cantù, Eros. Piantiamola di fare il professore, specialmente davanti a queste disgrazie. No, ma nessuno vuole fare il professore, Eros, ci mancherebbe. Abbiamo solo fatto una considerazione. Una considerazione che poi mi sono anche giustamente precisato, ho detto, non sappiamo se è stata inciviltà o se l'acqua che è entrata con violenza nei vari garage, nei giardini, ha portato via delle cose, quindi questo era giusto precisare. Va bene, ciao Anna Rosa, grazie a te ancora, i nostri più cari auguri, mi aggiungo agli auguri anche la nostra Antonia, Paolo Alberto, ringrazio a tutti coloro che hanno provveduto alla pulizia, ma certo, e Paolo, l'abbiamo fatto ripetutamente nei giorni scorsi e lo rifacciamo ancora, guarda, perché come vedi stanno lavorando ancora, guarda, anche con il Bobcat entrano fino nel lago, temerario davvero questo operatore, entra dentro, prende tutti gli ultimi detriti, li porta fuori, ma che bravi che sono veramente. E allora Luisa, saluti anche a te. Maria Luisa, buongiorno da Roma, mi spiace di quello che stiamo vivendo ma ce la facciamo, dai. Clara, buondì anche a te. Roberta, buongiorno. No, Roberta, il meteo è sicuramente dalla nostra parte. Buongiorno anche a Paolo, vai a fare una diretta a Carimate? Sì, va bene, ok. Buongiorno a Patrizia, buongiorno a Elena. Domani potranno riaprire gli idrovolanti? Sì, ma sicuramente. Giuseppina, buon lavoro. Poi Shirley, buongiorno anche a te. Giampiero, buongiorno. Un caro saluto anche a te dalle vacanze, sono molti insomma coloro che sono in vacanza in questi giorni con noi e ci seguono comunque. Ciao anche a Vincenzo, a Giuseppina appunto. Va bene, montagna di detriti da rimuovere qui all'hangar di Como, vicino a zona stadio, con i mezzi si continua a lavorare. Donatella, dispiace, sì, ma stanno veramente riportando la bellezza di prima. Buongiorno ancora anche a Rodolfo. Allora, noi per il momento il nostro primo collegamento ci fermiamo qua. Vediamo magari di aggiornarvi più tardi se riapre il lungolago. Definitivamente, ho detto l'assessore che potrebbe riaprire questa mattina.
e speriamo anche di non aggiornarvi di situazioni difficili come ieri per quanto riguarda la chiusura dell'autostrada. Intanto questo è il lavoro importantissimo fatto per ripulire il lago, ci unisce anche Dolores, un grande grazie a tutte quelle persone speciali che hanno lavorato tanto. Magda, buona giornata, un saluto e grazie davvero anche a te. Ma grandate quando vieni, e arriviamo anche lì come a Carimate. Anna Rosa, buongiorno a Riccardo. Grande Marco, ci fai capire l'importanza. Roby, buongiorno, grazie. Grazie Roberta, un caro saluto anche a te. Buone vacanze dall'isola d'Elba. Ciao Morena, Como si è rialzata da sola con dignità, senza pianicolare, dice la nostra Morena. È vero, Morena. Buongiorno anche a Paolo, a Giampiero, col cuore un grazie agli operatori. Buonanotte anche di San Lorenzo, perché è giusto, hai ragione Paolo, è notte di San Lorenzo. Buongiorno. Queste sono le campane della chiesa qui, che si dice che sono le 7:30. Buonanotte allora, anzi buonanotte di San Lorenzo a Paola, ciao all'altra Paola, ma che bravi, e i cigni tornano nella loro zona, certo. Un saluto anche ad Adriano, buona giornata. Giampiero l'abbiamo già salutato, grazie agli operatori. Paolo ok, Morena sì, Roberta. E hai ragione Morena, non si è pianto addosso nessuno e tutti hanno lavorato molto bene. A Dolores un saluto, sarà più bello di prima, Laura, non abbiamo dubbi. E poi oggi magari riapre anche il lungo lago e quindi è un altro passo verso la normalità. Bravi davvero, complimenti al loro lavoro, stanno riportando il lago come era prima, anzi l'hanno già riportato, guardate, era una distesa impressionante. Il lavoro è importante. Ciao Ricky, buone ferie anche a te. Ciao ancora a Clara e a Dolores, auguri a chi si chiama Lorenzo, tra cui il nostro Lorenzo. Allora auguri, è vero, è San Lorenzo e c'è la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti questa notte. Avete fatto bene anche a fare questi ricordi, bravi. Lavorano senza sosta, anche te non vai in vacanza, già fatte Morena, a giugno siamo andati in anticipo quest'anno e dopo ad agosto devi stare qua. Ciao a Cristina, no, qualche giorno a Ferragosto, adesso ci fermiamo anche noi ancora, dai ragazzi, giusto 2 giorni a Ferragosto. È tutto dall'Angara, buongiorno a Maria da Masiglianico, altra zona colpita, anche Masiglianico, e anche lì hanno avuto dei problemi, ma anche lì subito, come ha fatto vedere il sindaco, hanno rimboccato le maniche e hanno reagito. Poi più tardi andiamo all'Aglio, purtroppo è ancora l'unica zona ancora duramente colpita con la vecchia Regina chiusa, facciamo il reportage da lì. Un saluto a Gabriella, a Graziella, a Emanuela, a Rodolfo, grazie. Allora buonanotte di San Lorenzo e buona giornata a chi si chiama Lorenzo e Lorenza, auguri a loro, buona giornata Maria, a Clara, ciao, grazie a tutti voi amici, buona giornata. Ma anche Anna Rosa, ciao Anna Rosa, grazie a te, grazie. Nicola, buongiorno, buongiorno, gli ultimi che si uniscono, ciao ciao, grazie.